simulato l'intera stagione del Lecce qui su FC25 e questo è stato il risultato. Sei curioso di scoprirlo? Vieni a vederlo insieme a me. Ragazzi, in questo nuovo video oggi siamo qui su FC25 per simulare insieme l'intera stagione del Lecce. Era un contenuto che volevo portarvi da un po' di giorni e finalmente sono riuscito a registrarlo. Siamo ovviamente con il nostro Lecce di Luca Gotti. Non ho fatto nulla, non ho modificato niente, ho tolto, disattivato completamente il mercato per qualsiasi squadra, così non saremo gli unici a finire la stagione con la rosa di partenza. Ovviamente andiamo al nostro ufficio, andiamo a vedere il nostro calendario che dovrebbe essere quello ufficiale, ed infatti Atalanta, Inter e Cagliari sono state proprio le prime tre partite di questa nuova stagione, quindi andiamo direttamente fino a gennaio per simulare la prima parte di stagione insieme e poi non voglio spoilerarvi ovviamente il girone di ritorno, dove vedremo alla fine che cosa sarà successo a questo Lecce. Sarà riuscito a salvarsi oppure non sarà riuscito ad evitare la retrocessione in Serie B? Vai, partiamo con la prima partita di campionato contro l'Atalanta. 2-1 per noi, attenzione, attenzione, si parte forte con una bella vittoria, i primi tre punti. Contro l'Inter invece si perde 2-1, prestazione che ci può stare, risultato che ci può stare, ma adesso primo scontro diretto contro il Cagliari, 2-2, pareggio, forse qui si poteva fare meglio, però comunque è un bel ponticino strappato. Adesso altro scontro contro il Torino, dove perdiamo 1-0, qui siamo un po' lontanucci da ciò che è successo nella realtà. Partita contro il Parma, che speriamo di vincere, almeno contro il Parma 2-1, ed è qui che si vedono i veri campioni, perché almeno qui riusciamo a vincere. Partita contro il Milan, che nella realtà abbiamo perso 3-0, e anche qui nella simulazione su FC25 perdiamo 3-0. Partita contro l'Udinese invece, dove si perde anche questa per 3-0, ecco, speriamo che questa non rispecchi la realtà, proprio per la prossima partita di campionato nella nostra realtà. Contro la Fiorentina invece riusciamo a perdere ben 3-1, insomma non è che stiamo andando proprio benissimo, c'è stata una partenza a bomba contro l'Atalanta e poi ci siamo subito ridimensionati. Scontro del Sud contro il Napoli, che viene perso 2-0 e starà godendo Antonio Conte per questa vittoria su Lecce. Scontro diretto contro il Verona, che viene vinto 1-0. Benissimo, io ho già perso il conto dei punti che stiamo facendo, quindi anche io sarò un po' all'oscuro di tutto quanto. Contro il Bologna invece, partita che finisce in pareggio per 2-2. Scontro diretto contro l'Empoli, 0-0, un pareggio che ci potrebbe stare ma anche no. Altro scontro diretto contro il Venezia a casa loro, con intanto Rebic che viene preso dalla nazionale, viene convocato dalla nazionale. Contro il Venezia si vince per 2-1, benissimo. Partita veramente tostissima contro la Juventus, che sarà giocata senza Baschirotto, che è stato squalificato nella scorsa giornata. Si perde 5-1 contro la Juventus, mamma mia, questa potrebbe essere anche, diciamo, per come sta andando questa Juventus quest'anno, potrebbe essere anche la realtà. Si passa in Coppa Italia contro la Carrarese, arriva la partita contro la Roma, giallorossi contro giallorossi, giallorossi salentini però vincono 4-2 in casa della Roma, e si aspetta invece il Monza a casa nostra al Via del Mare, partita che finisce con il risultato di 2-0 per noi, altri 3 punti guadagnati. Altra partita contro una romana, questa volta contro la Lazio, sempre a casa nostra, con il risultato di 1-2 per i biancocelesti, che si portano a casa ben 3 punticini. Ma adesso è il momento del Como, altro scontro diretto, questa volta contro una neopromossa, riusciamo a vincerlo per 2-1. Secondo me stiamo facendo anche abbastanza punti, devo dire che non è andata proprio maluccio questa prima parte di stagione, con tante belle vittorie, qualche pareggio e
qualche sconfitta che in realtà sono arrivate con squadre con cui ci può anche stare, voglio dire la Lazio, l'Inter, la Juventus, anche col Torino si potrebbe perdere, col Napoli si potrebbe perdere, con la Fiorentina si potrebbe perdere, con l'Udinese forse perdere 3-0 è un pochino troppo pesante, col Torino 1-0 dai ci può stare, col Milan 3-0 ci può stare. Dai, sembra un avvio di stagione abbastanza intrigante, ma adesso vado a simulare tutta la seconda parte di stagione e ci vediamo alla fine per scoprire il risultato del nostro Lecce. Oh, è un put, mamma mia, dove mi botti? E ragazzi, è appena finita tutta la simulazione, io credo che una stagione del genere potrebbe veramente far vedere il nostro Lecce delle zone che non ha mai visto prima, ma partiamo da questo gennaio con una bella vittoria sul Genoa, poi con l'Empoli, vinciamo anche il secondo turno in Coppa Italia, poi pareggio col Cagliari e sconfitta contro l'Inter, nel mese di febbraio abbiamo una sfilza di risultati non troppo entusiasmanti come la sconfitta contro il Parma, contro l'Inter in Coppa Italia al terzo turno, siamo riusciti almeno qui a superare il secondo, poi sconfitta col Bologna, pareggio col Monza e pareggio con l'Udinese, a marzo le cose sono andate un pochettino meglio con una sconfitta però con la Fiorentina, un pareggio bellissimo contro il Milan, poi una vittoria contro il Genoa e contro la Roma, ad aprile veramente alla grande, 4 vittorie su 4 con 2-0 sul Venezia, una bellissima vittoria fuori casa contro la Juventus, 2-0 col Como, 3-0 addirittura a Bergamo contro l'Atalanta, a maggio si perde però 3-0 contro il Napoli, una bellissima vittoria per 4-1 contro il Verona, pareggio col Torino e come ultima di questo campionato una bellissima vittoria lì a Roma contro la Lazio per 2-3. Ma prima di andare a vedere la classifica finale di questo Lecce voglio andare a fare i conti con la nostra squadra, chi è stato il nostro miglior marcatore e l'uomo assist, andiamo a vedere subito e con la bellezza di ben 22 reti ragazzi, mica pizze fighi, di cui 18 in campionato e 4 in Coppa Italia, Krstović è il nostro miglior marcatore. Per quanto riguarda invece l'uomo assist di questa squadra è stato Tete Morente, che in 43 partite è riuscito a fare soli 9 assist, un po' pochini però, 7 gol ci possono anche stare. Il secondo invece miglior assist man è proprio Krstović con ben 6 assist tutti in campionato, bene, vedo che ha giocato anche Sansone, Rebic invece 23 partite di cui 20 in campionato, 4 gol e 5 assist, beh dai, diciamo che sono andati anche abbastanza bene, purtroppo il nostro Falcone a un certo punto si è anche infortunato, è riuscito a fare però 31 presenze in Serie A e tutto il resto delle partite ovviamente le ha giocate Fruchtl. Ma adesso è arrivato il momento più importante di questo video, ossia vedere in che posizione è arrivato il nostro Lecce secondo questa simulazione. Momento di suspense, non siamo fra i primi 8 perché vince l'Inter con 85 punti, poi il Milan, la Juventus, il Napoli, la Roma, il Bologna, la Lazio e la Fiorentina e ragazzi al nono posto il nostro Lecce con ben 59 punti al pari proprio della Fiorentina, quindi con una miglior differenza reti probabilmente si sarebbe potuto fare anche quel passettino in più per arrivare ottavi e superare il record della del nostro Lecce come posizione in classifica, che è appunto un nono posto. Saremmo riusciti anche a fare quel passettino in più, però 60 gol fatti, veramente tantissimi, uno dei migliori attacchi di questa Serie A, a pari anche di Fiorentina e Bologna. Poi abbiamo un 74 per la Roma, 78 il Napoli, 73 la Juventus, vabbè, ma questi hanno degli attacchi veramente importantissimi. L'unica cosa invece che
stona un pochettino sono appunto i gol subiti con 62 reti, ma questo ci ha permesso comunque una salvezza molto tranquilla. E probabilmente se il Lecce dovesse veramente giocare così come abbiamo visto in questa simulazione, potrebbe realmente arrivare ad un nono posto? Non lo so, ditemelo voi qui sotto nei commenti. Mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.